buona Epifania di tutto cuore a voi, cari amici e care amiche di World TV, soprattutto ai vostri bambini e alle vostre bambine. Purtroppo si sa, l'Epifania a tutte le feste porta via, ma noi vogliamo comunque goderci appieno questa dolcissima giornata di festa. Auguroni da parte mia e dalla Befanina Patti. Di pomeriggio e buon inizio di serata, visto che siamo alle 18:30 come orario in onda, come ogni giorno su Well TV, canale digitale terrestre 231, o meglio, mi correggo, in realtà non come ogni giorno a questo orario, perché il giovedì pomeriggio andiamo in onda anche il 2021 che è appena iniziato alle 17:45. Innanzitutto, scusate, ma buona Epifania, eh? Anzi, scusate davvero per il ritardo con cui porgo a voi e ai vostri cari, ai vostri bambini e alle vostre bambine i miei più sinceri auguri per una serena Epifania, anche se ormai si sta concludendo perché per appunto sono le 18:30 e domani, il 7 gennaio, giovedì 7 gennaio, si inizia a lavorare e a studiare seriamente perché si sa, l'Epifania tutte le feste porta via, mannaggia, mannaggia, quest'anno sono state delle feste alquanto difficoltose per tutti, per i motivi che ormai sappiamo, quindi anche se ripetuto a Juvan, non voglio ripetere tali motivazioni perché veramente vi spaccherei nuovamente il cuore. Ma guardate qui chi c'è. Eh sì, la nostra cara, carissima amica Miss Befana 2020-2021, in carica anche quest'anno, la Befanina Patti. Eccola qui, non parla perché è molto molto timida, però anche stanotte ha lavorato sodo. Grazie Patti che ci hai portato anche quest'anno degli splendidi regali e dei gustosissimi dolcetti. Guardate, le do un bacino a nome di tutti i bambini e di tutte le bambine all'ascolto e alla visione. Oggi, l'ho già annunciato negli scorsi giorni, ma in questo caso va bene dirlo perché ripetuta Juvent, avrei dedicato una nuova puntata alla mitica Tomolo e Di Gio Edizioni. Uno speciale che ha preso il via ufficialmente lunedì 4 gennaio alle ore 18:30, per poi proseguire alla grande, alla grandissima, ieri pomeriggio, martedì alle 18:30. Ovviamente questo speciale è stato possibile grazie alla grandissima collaborazione della carissima Viviana Sgorbini, eccellente protagonista dell'edizione scorsa, dell'edizione 2020 appena conclusa dei Due Chiacchiere Autori, ma che sarà, ormai l'avete capito, una meravigliosa protagonista anche dell'edizione 2021 appena iniziata di Chiacchiere e Autori. Se nella prima puntata di lunedì abbiamo parlato di libri pubblicati da Tomolo Gio Edizioni nell'ambito storico e ieri pomeriggio, martedì pomeriggio, di testi pubblicati nell'ambito dedicato alla natura, oggi parliamo in collaborazione, lo ribadisco, con Viviana Sgorbini di libri, di testi pubblicati in un altro ambito, o meglio, pubblicati per la Tomolo International. Non voglio svelarvi oltre per il momento e passo la parola alla nostra mitica Viviana Sgorbini. Buon pomeriggio a tutti e grazie a Laura Gorini per l'invito. Oggi pomeriggio Laura vi parlerà di una collana che per noi è estremamente importante, è la collana Tomolo International. E si tratta della raccolta dei libri in lingua straniera oppure dei libri bilingue italiano e lingua straniera. Vi voglio leggere i titoli dei libri che sono ad oggi usciti in questa collana. La principessa della Luna,
di Valentina la mattina con le illustrazioni di Silvia Dotti in italiano e giapponese. Il volo dell'Aquila di Simone Muratori in inglese e italiano. Il sogno di Luna, scritto e illustrato da Elisabetta Gelli, in inglese e italiano. Tales from Pond di Silvia Dotti, scritto e illustrato da Silvia Dotti, in inglese. Come si chiamava tuo nonno? Scritto e illustrato da Elisabetta Gelli, in italiano e tedesco. Inoltre, sempre della collana Tomolo International, ma facenti parte anche della collana Trollol Humor and Comics, che è la nostra collana di fumetti, La tutela dell'ambiente a fumetti di Lorenzo Di Salvio con la traduzione di Valentina la mattina in italiano e giapponese e Lettera di un ebreo di Paolo Di Prima in italiano, inglese e francese. Oggi Laura vi parlerà di quattro di questi libri e sono Come si chiamava tuo nonno, scritto e illustrato da Elisabetta Gelli in italiano e tedesco, che in questo momento è in stampa, quindi sarà disponibile a breve. La tutela dell'ambiente a fumetti di Lorenzo Di Salvio con la traduzione di Valentina la mattina. Li trovate tutti qua di dietro. Lorenzo Di Salvio, che ha 14 anni, e Valentina la mattina, che ne ha poco più di 20. Quindi scrittore e traduttrice. Il volo dell'Aquila di Simone Muratori in italiano e inglese e La principessa della luna, scritto in italiano e giapponese da Valentina la mattina e illustrato da Silvia Dotti. Quindi vi lascio a Laura e buona visione. Il primo libro del quale voglio raccontarvi oggi, sempre per sommi capi, la trama, quindi la sinossi, è stato scritto da Elisabetta Gelli, che saluto e che ringrazio per la collaborazione. Mi auguro anche, intanto lancio l'idea nell'etere, di poter avere magari prima o poi mia grandissima ospite nel mio amatissimo salottino letterario, o di poter parlare di lei in maniera più specifica in una puntata di libri, chiacchiere e autori, come ho già fatto l'edizione 2020 appena conclusa, libri, chiacchiere e autori per alcuni autori della Tomolo e di Gio Edizioni, in collaborazione sempre con Viviana Sgorbini. Il libro scritto da Elisabetta Gelli e del quale sto per parlarvi, cari amici e cari amiche di Well TV, si intitola Come si chiamava tuo nonno. Innanzitutto bisogna sottolineare che il titolo è una domanda ed è una domanda rivolta al passato, perché infatti ci si chiede come si chiamava tuo nonno. E già il titolo, a mio avviso, soprattutto alle persone che hanno superato i 30, 16, 40 anni, che da tempo, in molti casi, come il mio, non hanno più i loro adorati nonni in vita da molti anni, possono provare una certa dose di commozione nel ricordare i momenti, a volte lontani, per non dire lontanissimi nel mio caso, che hanno potuto trascorrere con loro. Ma bando alle ciance, mi accingo ora a raccontarvi, come già accennato poco fa, la trama per sommi capi di Come si chiamava tuo nonno di Elisabetta Gelli. Una domenica d'inverno, una ragazza, una giovane donna, lascia il caos della città per rifugiarsi al mare. Ed è proprio durante una passeggiata che ritrova un oggetto apparentemente qualunque, un pezzetto di legno che è stato trasportato sulla spiaggia dalle onde del mare. E in quel momento inizia a sentire in lontananza il rumore di un aeroplano. E questo rumore, inizialmente lontano, le fa rivolgere la mente, il cuore, l'anima al passato, quando suo nonno, il suo adorato nonno, le costruiva con le proprie mani i giocattoli. E lo faceva partendo proprio da uno e più legnetti, proprio come quel legnetto che lei ha trovato per caso, dite, sulla spiaggia. E mentre
il suo adorato nonno, si accingeva a costruire con le sue mani, partendo da quei legnetti, i giocattoli, le raccontava del suo passato, o meglio, delle sue esperienze vere di meccanico aviatore durante la Seconda Guerra Mondiale. E la guerra, si sa, è capace di tutto, anche di dividere le persone che si amano e che si vogliono bene. Non per nulla la guerra aveva diviso il nonno dal suo caro, carissimo amico tedesco di nome Hugo. Ma fortunatamente, sottolineo fortunatamente, la loro era un'amicizia forte e profonda, capace di resistere nel tempo, persino alla guerra. E è in nome proprio di questa immensa amicizia che il nonno ha deciso di non essere più chiamato con il suo nome. Beh, è un libro certamente molto emozionante. Io mi sono commossa leggendo solo la sinossi. Figuratevi, cari amici e cari amiche di Well TV, alla visione d'ascolto, che cosa ho provato quando poi ho letto il testo vero e proprio. Anche perché, come ho già detto nella intro, e anche molte persone che mi seguono da tempo, che sui social, in particolare su Facebook, sanno che ho perso i miei nonni quando ero molto piccina, soprattutto il mio nonno adorato, il prediletto, non me ne vogliono gli altri, il nonno Walter, che è il papà di mia madre. Avevo 9 anni quando lui è scomparso, e guarda caso, ma il caso per me non esiste, lui la Seconda Guerra l'ha fatta come, ovviamente, ed era militare di professione, guarda caso, proprio nell'aviazione. Quindi ovviamente quando ho letto questo testo ho pensato soprattutto a lui, è inevitabile, sono molto molto commossa, perché non sono riuscita purtroppo a vivere molti momenti con lui, troppo pochi, avevo solo 9 anni, e però quei momenti li porto sempre nel cuore, e cerco ogni tanto di ricordarmi con dei dettagli, però ero veramente troppo piccola, sono passati 30 anni e faccio fatica a ricordarli. Allora ogni tanto prendo la sana abitudine di sfogliare gli album di famiglia e di soffermarmi sulle fotografie che mi ritraggono con lui. Una volta le fotografie non erano digitali, almeno quello è rimasto intatto a casa mia, questa abitudine comunque di stampare anche oggi le foto quando possibile. E rivederlo su carta è stata una grande emozione, un'emozione che ho provato anche un po' di tempo fa. E pensare a lui leggendo questo libro, beh, è stato un momento veramente unico. Quindi ringrazio assolutamente di cuore l'autrice Elisabetta Gelli per avermi fatto ricordare nuovamente di mio nonno Walter. Grazie mille. Il testo meraviglioso, come si chiamava tuo nonno, ok? Perché nel testo c'è una domanda, un bel punto interrogativo, è stato tradotto anche in lingua tedesca. Vedo delle facce un po' perplesse, mi state chiedendo perché questa traduzione? Beh, a parte il fatto che fa parte del progetto da Tomo International. Non siete stati attenti, vi siete collegate tardi, ne? So io che non siete mica puntuali, mannaggia. Perché il grande amico del nonno in questione era tedesco, e la guerra, essendo il nonno italiano e il suo amico tedesco, ha cercato, tra virgolette, in qualche maniera di dividerli, ma essendo la loro una grande amicizia, un'amicizia con la maiuscola, è rimasta nel tempo. Non vi dico altro perché dovete assolutamente leggerlo. Beh, passiamo ora al secondo libro, del quale vi racconterò sempre per sommi capi la trama, quindi la sinossi, che fa parte sempre dell'ambito del progetto molto molto importante e ragguardevole Tombolo International. Scusate, prima sono un po', mi sono commossa, però sapete che ho cuore tenero, quindi non posso che commuovervi. Viviana Sgorbini lo sa che sono una persona molto molto sensibile, per cui non ho voluto nascondere la mia commozione. Il secondo libro, andremo a parlare appunto del soggetto della puntata,
è un libro molto molto particolare e che vede la firma di un caro carissimo amico di Due Chiacchiere Autori, grandissimo protagonista edizione 2020 della nostra trasmissione. Sto parlando del giovanissimo Lorenzo Di Salvio, che saluto, ed è un libro molto bello, colorato, adatto ai ragazzi e si intitola La tutela dell'ambiente e può contare sulla traduzione in giapponese di Valentina La Mattina, che è una bravissima non solo traduttrice ma anche un'eccellente scrittrice. E Valentina ci ha parlato dell'esperienza che ha affrontato un po' di tempo fa presso la Tomlo di Gio Edizioni e della sua collaborazione con questa casa editrice e in particolar modo con la pubblicazione di alcuni testi, tra cui questo in collaborazione con Lorenzo Di Salvio. Ciao a tutti, io sono Valentina e oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza come stagista alla casa editrice Tomol Edizioni. È iniziato a ottobre, ho contattato questa casa editrice per fare un tirocinio per la mia università e loro mi hanno accolto. È stata un'esperienza bellissima e da questa esperienza sono nati due libri. Il primo è questo con i disegni di Lorenzo Di Salvio. Ho tradotto in giapponese il suo fumetto sull'ambiente, quindi abbiamo fatto una versione del tutto originale dove, oltre ai fumetti in italiano, abbiamo anche la versione tradotta in giapponese e di fianco degli esercizi, un po' delle curiosità su quello che è il giapponese. È stato molto stimolante come esperienza e soprattutto perché ho messo in pratica quello che era nel mio studio dell'università, ossia il giapponese, e anche nelle fiere che abbiamo fatto e a cui abbiamo partecipato ho potuto con i bambini lavorare e fargli vedere appunto la bellezza secondo me del giapponese. È un libro stupendo, divertente, lo ribadisco, coloratissimo, adatto ai nostri ragazzi che in realtà oggigiorno sono sempre più impegnati fortunatamente anche nei confronti della tutela dell'ambiente. E poi è rivolto anche a coloro, a quei ragazzi che invece ancora non ne vogliono molto sapere di impegnarsi anche in questo ambito, oltre che nello studio, mannaggia loro. E credo che Lorenzo Di Salvio, nonostante la sua giovane età, perché ha solo 14 anni, un giovane che ha le idee molto chiare, possa aiutarli a trovare o a ritrovare il desiderio invece di fare qualcosa per l'ambiente, perché è fondamentale farlo. E anche perché, oltre al fatto che è molto piacevole la lettura e la visione, per così dire, di questo bel libro, ci si può anche divertire insieme, perché è un libro interattivo e il fatto di poter contare sulla traduzione in lingua giapponese ad opera della splendida, bellissima, tra l'altro Valentina La Mattina, anche lei molto molto giovane perché poco più che ventenne, possa rendere il tutto ancora più divertente e accattivante. Ma Valentina La Mattina, l'ho già detto prima, è anche una bravissima autrice e infatti ha dato alle stampe un po' di tempo fa uno splendido libro, La principessa della luna, del quale io ho parlato qualche settimana fa durante una puntata contenitore, consentitemi questo termine, dove vi ho consigliato dei libri da regalare ai vostri ragazzi, ai vostri bambini o anche da autoregalarvi, perché un libro è sempre uno splendido regalo da fare anche a noi stessi. Tra l'altro questo splendido libro coloratissimo può contare a livello di illustrazioni della collaborazione della splendida Silvia Dotti, che io spero di poter avere presto, quando sarà possibile ovviamente, mia graditissima ospite nel mio salottino letterario. E tra l'altro vi svelo che in realtà io e Silvia ci siamo già sentite nei scorsi mesi, le scorse settimane, per vedere di riuscire a conciliare i nostri impegni, quando, ribadisco, sarà possibile incontrarci e effettuare interviste a cuore aperto vicine, rispettando comunque le regole, per poter dare in pasto a voi, per così dire, cari amici e cari amiche di Well TV, una chiacchierata davvero corposa.
E la nostra Valentina la mattina ha voluto raccontarci lei stessa qualcosa di più del suo La principessa della Luna. Ciao ragazzi, oggi sono qui per presentarvi il mio libro La principessa della Luna, con le bellissime illustrazioni di Silvia Dotti. In realtà questa è una leggenda giapponese che io ho reinterpretato e relatato per voi bambini e tradotto in italiano e in giapponese. Infatti al suo interno, oltre alle bellissime illustrazioni di Silvia, troverete il testo sia in italiano che in giapponese. Questa è la storia di Kaguya-eme, una principessa che viene trovata da un tagliabambù che la crescerà. Inizialmente è piccolissima, ma in pochissimo tempo crescerà diventando una bellissima ragazza, desiderata da tutti i ragazzi del paese, persino dall'imperatore. Tuttavia porta con sé un grande segreto, che rivelerà solo alla fine. E adesso, secondo me, dato che siete curiosi, vi leggo una parte in giapponese. L'inizio. Imo wo mukashi take o totte kurashiteru. Sanuki to yu name no ojisan ga imashita. Aru nichi, Sanuki-san wa toke o sagashi ni itte. Fushigi na toke o mitsukemashita. Kono take wa iratemashita. C'era una volta un vecchio tagliabambù di nome Sanuki. Un giorno in cui stava cercando un bambù da tagliare, ne notò uno diverso dagli altri, emanava un intenso chiarore. Se anche voi volete scoprire la storia della principessa della Luna, non vi resta che comprare il libro. Ciao! Ecco, tra l'altro, lo ribadisco, questo splendido libro scritto da Valentina la mattina, La principessa della Luna, che fa parte del progetto Tomolo International, che può contare sulle meravigliose illustrazioni di Silvia Dotti, ha anche la traduzione in lingua giapponese e, come avete potuto notare, la nostra Valentina di lingua giapponese se ne intende, e come se ne intende. E se siete stati attenti, se siete stati attente e se ci avete seguito, soprattutto, vi frego, negli scorsi mesi, le scorse settimane, sapete che in realtà io ho già ampiamente parlato dell'autore e del romanzo del quale mi sto per accingere a raccontarvi, sempre per sommi capi, la trama, ovvero la sinossi, tra pochissimi istanti. Eh sì, perché ho dedicato all'autore una bella puntata, una puntata che potete trovare su YouTube, in particolar modo sul canale Damiano Conchieri Graphicon Video, in formato integrale identica rispetto a come è andato in onda un po' di tempo fa, non vi dico quando, su Well TV, canale 731, e la visione è assolutamente gratuita. L'autore è Simone Muratori e il romanzo del quale mi sto per accingere a raccontarvi, voglio raccontarvi nuovamente la trama, sempre per sommi capi, è Il volo dell'aquila. Il volo dell'aquila è un testo, sì, dedicato ai ragazzi, ma a mio avviso la lettura di esso è assolutamente consigliata anche ai genitori e agli adulti in generale. È un testo ottimamente scritto, che scorre, che è un piacere. E l'autore, come ci ha confidato, l'aveva iniziato a scrivere un po' di tempo fa. Essendo un uomo molto impegnato dal punto di vista lavorativo e possedendo tantissimi interessi e una famiglia propria, non riusciva però a trovare il tempo per portarlo a termine. E come spesso accade, a volte la vita però ci costringe a darci uno stop. È accaduto da marzo con il coronavirus e molte persone, sia scrittori più navigati che nati in erba, hanno portato a termine, scritto ex novo, alcuni testi. Ed è questo il caso del nostro caro amico Simone Muratori, che saluto e che spero prima o poi di poter avermi ospite nel mio amatissimo studiolo letterario, oppure di poter intervistare in qualche gita fuori porta. Si tratta del Volo dell'Aquila, ve l'ho già detto poco fa. Ed è un testo impegnato, ma scritto comunque con un linguaggio semplice che punta dritto al cuore di ogni lettore. Il suo indiscusso protagonista è un marinaio che ha una certa età, ok, e che a un certo punto, a causa della sua età, decide di chiuderla,
con il mare, dice no, basta, adesso ho una certa età, la voglio smettere con i viaggi in mare, voglio godermi la mia pensione, riposarmi, eccetera, eccetera. Però a un certo punto decide di ritornare in mare, anche perché secondo me per un grande lavoratore, soprattutto per un uomo che è vissuto in mare e che quindi ha instaurato nel corso del tempo un rapporto molto forte, io direi quasi affettivo, con il mare, è davvero dura rimanere a terra. E compirà pertanto il suo ultimo viaggio, diciamolo così. E il viaggio è sempre l'occasione non solo per conoscere persone nuove, nuove culture, assaggiare anche nuovo cibo, ma anche per crescere, perché non si smette mai di crescere, di cambiare, sia nel bene che nel male. E l'occasione di questo ultimo viaggio è anche per affrontare temi molto molto importanti, come in primis quello del razzismo. Simone Muratori è tra l'altro un autore che, pur rivolgendosi a ragazzi, a volte anche a bambini piuttosto piccoli, tende a parlare nei suoi testi, sempre ultimamente scritti, di temi sociali molto molto importanti. Non solo quindi il razzismo, ma anche per esempio il bullismo. Ma lo fa come normale e giusto che sia, quindi complimenti anche per questo aspetto, caro Simone, con un linguaggio consono al suo target di lettori. Quindi non utilizza un linguaggio che si potrebbe, per esempio, utilizzare per un pubblico di lettori adulto, ok? Perché la cosa importante quando si parla di ragazzi o di bambini, soprattutto se molto piccoli, è utilizzare parole, un linguaggio che loro possono comprendere, altrimenti i messaggi inevitabilmente non arrivano e quindi, consentitemi di dirlo, non ha senso scrivere dei testi con un linguaggio troppo aulico, troppo complesso per bambini, perché ovviamente non possono comprenderli e capirli. E il testo di Simone Muratori è stato tradotto in lingua inglese. E tra l'altro questa info ve l'avevo già data nel corso della puntata che ho dedicato all'autore. E anche questo bel romanzo, che vi consiglio di leggere assolutamente, fa parte del progetto Tomolo International. Ecco, cari amici e cari amiche di World TV, soprattutto cari bambini e cari bambine, soprattutto bambini e bambine, ma ci avete seguito, eravate troppo impegnati a mangiare i dolci, no? Perché anche il nostro regista sta facendo le ganasce con piacere, insomma, tartoroncini, caramelle, cioccolatini, robe da matti, ma del resto la nostra cara, carissima amica, che bella che è! Vi sbefano 2020-2021, perché le befane rimangono in carica 2 anni. Non sono come i concorsi canonici che conosciamo, no. Miss Befana dura 2 anni, ecco. Quindi anche quest'anno rimarrà in carica la nostra meravigliosa, splendida e super Befanona, Befanina Patti. Eccola qua. Ha scomparso un attimo, ti parlavo di libri, perché era andata a riempire le calze. Poi mio compagno c'ha 46, l'ha riempita un sacco di dolci. Povera, quanto ha lavorato. È operativa fino alle 23:59, poi da domani vacanza per un anno, mi ha detto. Torni per Halloween? Sì, forse per Halloween, ha detto che torna, quindi insomma arriverà. Insomma. Ecco. Bene, cari bambini e care bambine, spero che vi siano piaciuti i libri che vi ho consigliato oggi, in collaborazione con la Tomolo di Giudizione, soprattutto con la mitica Viviana Sgorbini, che tornerà presto, molto presto, a consigliarci altri libri da leggere, da regalare e da autoregalarci, perché ribadisco che un libro è sempre uno splendido dono da fare anche a noi stessi per stare bene, ok? Ringraziando la nostra meravigliosa Miss Befana 2020-2021 Patti, ringrazio il solito che è qua davanti a me, che mi riprende, che fa andare le ganasce tutti i giorni, soprattutto oggi che festa, buona la scusa, Damiano Conchieri, quindi al montaggio, alle riprese, alle grafiche e alla regia, oltre che alla cucina, perché sa cucinare bene, si vede. Ringrazio voi che ci avete seguito, ma attenzione, domani che giorno è? Sì, ho capito che è il 7 gennaio, che tutte le feste sono finite, mannaggia, ma che giorno è, dico, della settimana? Ecco, sì, allora vedi che sono ritornati i pazzi, sono tornati. È giovedì, perciò andiamo in onda, a che ora? No, non andiamo in onda 18:30, uffa. Abbiamo superato 100 puntate, ancora non avete capito, uffa, no. Alle 17 e... sì, brava, 45. E andiamo in onda solo, mi spiace, per 15 minuti. Per poi tornare in onda a
sempre alle 17.30, venerdì, sabato e domenica. Abbiamo sempre mezz'ora tutti i giorni, eccetto giovedì pomeriggio quando andiamo in onda alle 17.45, abbiamo un quarto d'ora. La domenica, che pur andando in onda alle 18.30, abbiamo un quarto d'ora. Tutti gli altri giorni, 18.30, mezz'ora, ok? Benissimo. Ma domani sarà una puntata meravigliosa, perché inizierà una splendida collaborazione con la carissima Nancy Urso. Grazie per l'attenzione, buona Epifania a tutti e a tutti voi. A domani pomeriggio alle 17.45 con libri, chiacchiere e auto!